Buon pomeriggio, dopo le due ospiti alla 22esima edizione di Prologo in Festa qui a Porto San Giorgio, edizione 2024. Grazie Gaia, buonasera a tutti, benvenuti. Saluto il professor Marco Magnani, il nostro presidente, la nostra presidentessa Giorgia Squaccio, il presidente regionale, il presidente provinciale Umbria. Quindi grazie a voi per essere qui e, come detto, per noi il Prologo è all'estate, perché con il Prologo in Festa si decreta l'estate sanremese. È un evento che io ci tengo a ringraziare Coleffi, che è stato l'ideatore di questa manifestazione, e tutti i presidenti, i volontari delle Prologhe sono tutte sangiorgesi, hanno lavorato per far sì che crescesse sempre più fino a diventare comunque una sagra di qualità. Perché quest'anno Prologo in Festa è divenuta sagra di qualità e questo a noi ci inorgoglisce. Ci inorgoglisce perché è una promozione enorme per la nostra città, per il nostro territorio, per la nostra regione. Avere questo evento a Porto San Giorgio è solo un onore, quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto e credono in Porto San Giorgio. La Prologo, io dico sempre, dovrebbero e sono i bracci armati delle amministrazioni comunali, perché le Prologo aiutano, collaborano e addirittura spesso si sostituiscono sia in maniera burocratica ma soprattutto in maniera lavorativa all'ente comune. Senza le Prologo molti paesi non potrebbero fare quello che fanno o sicuramente molto meno, quindi loro sono fondamentali. Fanno parte di un tessuto, quello italiano, della condivisione, della collaborazione, che è molto importante, che ci ha fatto crescere e riconoscere in tutto il mondo. Bene, grazie. Anzitutto i saluti anche da parte dei miei colleghi Puzzu e Marcozzi, che erano impegnati in altra iniziativa, ma penso che facciano in tempo per l'inaugurazione. Ma io credo che i 22 anni siano la conferma, la certificazione di quella che, come ricordava il sindaco, fu l'idea di Coleffi di Porto San Giorgio e di quell'amministrazione di cui io facevo parte come consigliere comunale alle prime armi, che è stata quella del professor Francesco Amici. Lungimiranza in quel momento nel vedere la bontà e i vantaggi di un'iniziativa di questo tipo, che oggi dopo 22 anni appunto sono sotto l'occhio di tutti. Sicuramente non è solo un momento di promozione di quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre eccellenze enogastronomiche, ma è anche un momento di aggregazione, perché poi le Prologo sono questo, sono volontari che si mettono a disposizione per valorizzare la propria città, il proprio territorio, le proprie tradizioni. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare dai direttivi, dal presidente Silla, Guido Sacripanti, ma tutti quelli che portano il loro contributo fattivo che poi determina il successo di questa manifestazione. È sicuramente una promozione anche di carattere turistico, perché ricordiamoci sempre che l'elemento enogastronomia per la Regione Marche a livello turistico rappresenta un elemento fortemente attrattivo. Noi abbiamo delle statistiche che dicono che il 25% dei nostri turisti vengono nelle Marche per motivi enogastronomici. Questo è conferma della bontà dei nostri prodotti e di quanto sia importante politicamente puntare su questo comparto. Ecco, sicuramente le Prologo in Festa sono un veicolo promozionale di eccellenza assoluta, che è partita a Porto San Giorgio, ma il suo eco ormai è diventato non solo della provincia di Fermo, non solo delle Marche, ma è diventato nazionale. Come regione noi siamo molto vicini, molto presenti e a sostegno concretamente delle attività che svolgono le Prologo. Il presidente lo sa, come ultima iniziativa abbiamo finanziato anche la tessera di tutti i soci delle Prologo nazionale, che riproducono l'immagine delle Marche. Quindi questo è un esempio di collaborazione importante su cui noi puntiamo, su cui noi vogliamo lavorare per far sì che le Marche possano essere conosciute, promosse, sviluppate nel resto d'Italia. Per noi come Prologo è il secondo anno, come questo nuovo direttivo, ma sono passate davvero tante persone, tanti soci, tanta gente che ha a cuore questa città e che lavora
gratuitamente, ma con tutto l'amore possibile per questa manifestazione. È una manifestazione davvero enorme, noi organizziamo sia insieme a Marco e a Quinto l'evento e poi pensiamo anche al nostro stand. Buonasera a tutti e grazie di essere presenti così numerosi. Partiamo dal quadro che ho appeso poco fa, quello è un riconoscimento che ci è stato dato all'Unione Nazionale, un riconoscimento che ha un valore già inestimabile. Innanzitutto siamo stati premiati a Roma a marzo come sagra di qualità menzione speciale. E al momento possiamo vantare di questo premio, di questo riconoscimento soltanto in 3 manifestazioni in tutta Italia. Ovviamente di queste, noi siamo ancora più orgogliosi perché di queste 3 manifestazioni la nostra è l'unica che è fatta a carattere tra virgolette nazionale, perché oltre alle proloco provinciali che portiamo noi ci sono anche le altre province delle Marche e di tutta Italia. Cioè tutta Italia è un sogno, siamo arrivati a 10, 11, 12 regioni, ma grazie a Marco Silla e all'Unione regionale che ci è molto vicino in questo, stiamo cercando di aumentare sempre il numero delle regioni. Quindi ecco, abbiamo voluto appendere questo riconoscimento perché individua le sagre di qualità, significa che chi ha i prodotti di qualità, chi crede nel territorio, chi lo fa per uno scopo veramente turistico e importante per i nostri paesi, non è la classica sagra che si fa magari per fare ecco, incasso. Qui non è solo quello, noi quando organizziamo la festa siamo molto attenti ai piatti che le proloco portano, perché devono portare le loro tradizioni. Questa è una vetrina, come ha detto il sindaco, che serve a tutta l'estate, non solo di Porto San Giorgio, ma di tutti i paesi, sia limitrofi, sia partecipanti con il loro stand, perché oltre a venire a far conoscere i loro piatti, portano anche i loro territori, portano le loro brochure, portano i loro eventi, le loro manifestazioni, quindi è una vetrina importante che apre, come ha detto il sindaco, l'estate. Quindi ne andiamo più che orgogliosi. È un evento molto difficile da organizzare, ma per fortuna lo facciamo con uno spirito di aumentare il turismo, e sappiamo che ci stiamo riuscendo perché vediamo il grande riscontro da parte di tutti gli intervenuti e anche delle proloco che vengono, che partecipano, perché nonostante la grande fatica che fanno, poi finiscono, smontano i propri stand con una grande fatica, ma poi ci vengono a ringraziare perché comunque il ritorno c'è. Quindi è una festa che funziona e noi cerchiamo sempre di aumentare la visibilità. E grazie sindaco, grazie Marco, grazie a voi. Insomma, questo è un appuntamento importantissimo per tutti, anche per i molti, perché vengono qui a San Giorgio. Noi diciamo sempre che la cultura non è solo visitare un museo, visitare una torre o un comune, una grande biblioteca, ma è anche assaporare i piatti tipici del borgo. Noi italiani a tavola facciamo un'operazione culturale, non facciamo solo un'operazione di sostentamento. Quindi per noi assaggiare un piatto, almeno io quando vado in giro voglio assaggiare il piatto, non vado a cercare il salato italiano in Giappone, no? Ma è bello pure capire e da lì molte cose si capiscono. Noi ad esempio stiamo portando avanti un progetto insieme poi all'Attico, no? So che deve venire, che arriverà Marco Ruschini, dove abbiamo portato, cosa abbastanza difficile, delle persone di New York fino a noi. Chiaramente noi Roma è lo specchietto per loro, quindi visitate le grandi capitali, le grandi città d'arte, ma poi volete vedere come vivono gli italiani veramente, cosa mangiano, non lo vedete a Roma, questo è chiaro. Lo vedete nei piccoli mondi. E nelle regioni diciamo meno famose come le Marche, che però sta diventando un trend molto sta in crescita molto molto forte la crescita delle Marche. Quindi ecco, io sono congratulato, sono passato a salutare i miei amici in cui collaboriamo, quindi l'UMPI, che è una risorsa per tutti i comuni straordinaria, altrimenti le feste e le tradizioni che ci sono dietro non sarebbero possibili. Ringrazio quindi il sindaco Porto San Giorgio, sempre in prima linea, la regione che Marco rappresenta, e quindi ecco, noi siamo uno delle associazioni che valorizzano insieme
alle altre la nostra, insieme alle regioni, con il blu. Siamo in Regione Marche la seconda per numero di borghi certificati. Quindi il Lazio la prima è lunga, ma per un comune. Quindi siamo lì, siamo veramente una regione molto, molto bella, c'è il presidente nazionale. Quindi buon lavoro e ci vediamo poi questi giorni a tavola. Sento di ringraziarvi perché mi rendo conto quanto lavoro c'è dietro questa grande organizzazione. Gli attori sono molti, sono vigilanti, e ringrazio anche la mia prova, ovviamente, e il presidente provinciale regionale, perché la nostra coalizione. Grazie ancora e spero che l'accoglienza del Porto San Giorgio sia la stessa di questa bellissima organizzazione. Grazie. Questo è un evento particolarmente importante perché il lavoro che siamo riusciti a fare con il Prologo è un lavoro che mi ha dato veramente tanta soddisfazione. È stato un percorso importante, sarà un percorso particolarmente importante e questo tipo di eventi ci danno una forza importante a livello emotivo, a livello di volontariato, a livello di ricerca di un turismo sempre più attento a tutte le esigenze che abbiamo a 360 gradi. Questa stagione, grazie a Dio, finalmente è iniziata. Ci ha dato qualche pensiero, però i dati almeno del mese di maggio sono dati buoni, soprattutto dai mercati stranieri. Giulio ci ha fatto qualche scherzo, però mi sembra insomma che soprattutto la parte dei villaggi turistici eccetera stia rispondendo molto bene. È chiaro che la nostra attività deve continuare soprattutto nei mercati internazionali, perché è da lì che riusciamo ad avere uno spostamento della stagione, perché questo è il tema fondamentale. Noi adesso stiamo vedendo che poi per i cambiamenti climatici, per quello che sta succedendo, il mese di maggio e il prezzo del mese di giugno diventa sempre più a rischio. Quindi di questo dobbiamo prendere atto, fare un'azione insieme alle capitanie di porto, a tutte le istituzioni, pure per riuscire ad allargare e quindi a far scivolare la stagione verso settembre e verso ottobre, che sono mesi sicuramente migliori di questi. E allora lì, chiaro che questo tipo di slittamento verso i mesi di settembre e ottobre bisogna farlo soprattutto riferito ai mercati internazionali, perché in quei mercati non c'è problema da questo punto di vista, le scuole sono già iniziate ad agosto, quindi poi hanno le prime ferie scolastiche, quindi su quello dobbiamo andare a tarare sia la nostra promozione sia le varie, diciamo così, offerte. Buonasera a tutti, rappresento appunto il comitato provinciale di Peso Rubino da qualche mese. Ringrazio sia Guido che Marco per l'invito, per l'accoglienza, perché è sempre un piacere condividere le attività, gli eventi del mondo Prologo con le altre Prologo. E è una doppia contentezza per me perché a Roma c'ero anch'io, non tanto in veste di comitato provinciale, ma con la mia Prologo, io vengo da Pioppico, con la saga del Poletto della Carbonara abbiamo quindi condiviso questo traguardo, quindi per me è una doppia contentezza essere qua oggi. Quindi grazie ancora, buon proseguimento e buon weekend a tutti. Niente, per le cose di tutti, tutto quello che è il credo delle Prologo, perché ovviamente non è che avete visto quanto lavoro si sta facendo verso il mondo mare, in particolare. Partiamo da quello che sono le Marche, ecco, noi il lavoro che abbiamo iniziato 4 anni fa, nel senso oltre polemiche, è stato visionario, però 4 anni fa abbiamo iniziato ad allargare Prologo Invest in maniera esagerata e stiamo cercando di portare tutte le persone. Grazie ai colleghi che però vengono detto perché speriamo che un altro anno ci siano tutti, quest'anno abbiamo avuto come tutti, quindi rinnovo gli assemblei, quindi ci sono stati un po' di movimenti, quindi l'altro anno magari con calma riusciamo a mettere tutto quanto, perché era bello farlo quest'anno perché, come diceva il consigliere Franco Marinaggi, ci abbiamo messo dal sogno, ci abbiamo creduto, è stato un sogno 4 anni fa, ci siamo arrivati, mi va di domandare un attimo, ma pochissimo. Una volontaria, la nostra rappresenta tutta la regione e ci siamo riusciti a mettere anche con peso a capitare la cultura perché non potevamo mettere questo, è passata anche quella da queste parti. Gli appuntamenti ne abbiamo diversi, li abbiamo messi in calendario, li stiamo cercando di portare tutte le terre. E qui non vi può vedere le decisioni, ognuno ha fatto per il comitato provinciale.
della nostra, per anni, quella è stata la nostra missione, sia quello di parlare al singolare o al plurale, vedete voi come era, non era una bellissima cosa nelle Marche. Noi l'abbiamo fatta, cerchiamo di farla diventare una cosa nostra, essere una cosa bella, la biodiversità, chiamatela comunque di nostre sfaccettature, deve essere quelle che, come diceva Marco, sono quelle che sono riconosciute e quelle che piacciono anche a quegli stranieri che purtroppo ci conoscono poco. Quindi questo deve essere il nostro lato. Lavoriamo in squadra insieme a Marco Silla che ci guida al meglio, quindi stiamo facendo tanto, stiamo andando avanti, stiamo crescendo, ci stiamo facendo conoscere da tutti. Quindi veramente un grazie veramente a tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione e grazie a tutte le persone che verranno poi ad assaggiare i piatti. Grazie ancora. E allora tempo di complimenti e di applausi, tempo di raccogliere tutti anche per il presidente dell'UPI regionale Marco Silla. E ci siamo, poi è dopo con il taglio, Presidente. Allora, ringraziamenti mi unisco a tutti, perché grazie per quello che avete fatto e per le parole che avete speso. Oggi possiamo dire a distanza di tanti anni che il Marocco ci sono. Si chiedono, come dicevo negli anni passati, quando ero Presidente provinciale, che stavamo organizzando questa manifestazione, siamo sempre un elefante in una vetrina di cristalli, però ecco, alla fine ce la facciamo e cerchiamo di fare meno danni possibile. È un mondo molto pacifico, molto tranquillo, che si mette sempre a disposizione. Oggi si fa vedere, da diversi anni si fa vedere. E ringrazio tutti per le parole che avete detto, dalla Regione, dal Sindaco, tutti quanti quelli che ci conoscono, perché effettivamente oggi possiamo dire che le parole si sono fatte vedere e si faranno ancora vedere. Quindi ringrazio tutti i volontari che sono venuti, tutte le regioni, ormai amiche, province, cioè che stanno vicino a noi, deve essere un momento di festa. Le Prologo sono un grande contenitore dove si vedono tradizioni, dove si assaporano dei buoni cibi, dove negli anni passati i cibi hanno reso felice e hanno fatto conoscere quella tipicità, magari sfruggendo in un business, quindi lavoro, fabbrica, attività. Quindi i nostri prodotti tipici oggi sono i social, che noi oggi la troveremo per farci conoscere ancora di più. Però ecco, una volta eravamo noi, insomma, cioè quelli che regalavamo un'esperienza che tutti i turisti portavano a casa, quindi lo rifacciamo. Proprio in festa è nata così 22 anni fa, per far conoscere i piccoli borghi, un posto di mare, e riportare i sapori verso questi borghi. Oggi questa riscoperta, dove anche la Regione Marche punta, l'Italia punta sui nostri piccoli borghi, che sono fantastici, e quindi bisogna farli riscoprire. Quale migliore modo una vetrina come questa? E ne abbiamo anche altre nelle mani. Oggi le Prologo in festa sono l'ombelico d'Italia, lo voglio dire forte, perché Prologo in festa oggi racchiudono quasi 10 Prologo e speriamo che un altro anno io mi impegnerò fino alla fine affinché tutte le regioni non arrivino a Porto Cruzzo, perché come lo dico senza che me ne vogliano i miei colleghi dell'UPI, penso che sia l'unica manifestazione a nostro livello dove partecipano quasi tutte le regioni. Quindi le vogliamo portare tutte qua e vogliamo tutte le nostre vicine a cena, magari davanti a quel piatto di pasta, con una buona rosticina, una buona bistecca, quello che sia, magari davanti anche a quel bicchiere di vino o di qualsiasi altra cosa. Però l'importante è sorridere e stare insieme, perché questo è quello che le marche hanno bisogno di farsi. Grazie a tutti e grazie a tutti i volontari. Bene, grazie ancora. Dicevamo, ci farete la cornice e ci aiuterete con il ruolo di tappini, grazie. E intanto possiamo ricomporci, chi è che ha il nastro? Eccolo qua. Due fanciulle, grazie. Eccolo qua.
Venite, venite. Grazie ancora, un applauso. Alla cavalcata dell'Assunta ci ricomponiamo cortesemente, grazie. Un suggerimento aperto alla 22esima edizione di Toroso in festa 2024. È partita la 22esima edizione di Proloquo in Festa, che per noi sangiorgesi sancisce l'inizio dell'estate, perché con l'arrivo delle Proloquo parte l'estate sangiorgese. È una manifestazione che è cresciuta notevolmente nel corso degli anni. A me va ringraziamento al pioniere Coleffi, colui che è stato pioniere ed ideatore di questa manifestazione, e il ringraziamento va a tutti coloro, i volontari non solo della Proloquo sangiorgese ma di tutte le Proloquo nel corso degli anni hanno lavorato e collaborato per far sì che questa manifestazione crescesse fino ad ottenere un importante riconoscimento nazionale, che è quello di sagra di qualità. Un ringraziamento ai volontari di tutte le Proloquo, non solo sangiorgese, che nel corso degli anni hanno lavorato e collaborato per far sì che questa manifestazione crescesse fino al punto di ottenere un importante riconoscimento, quello nazionale, di sagra di qualità. Quindi quest'anno Proloquo in Festa è sagra di qualità a livello nazionale, con un riconoscimento ottenuto al Senato della Repubblica, che questo a noi ci inorgoglisce come città ospitante, perché attraverso le Proloquo possiamo far conoscere la nostra città, il nostro territorio e la nostra regione. Quindi un grandissimo momento anche promozionale per tutto il nostro territorio. Per me è un onore partecipare a tutte le manifestazioni che danno lustro e valorizzano il territorio della provincia in cui ho la fortuna di operare, una provincia meravigliosa che ha delle eccellenze sotto vari aspetti, l'aspetto culturale, che poi è anche quello enogastronomico, con Proloquo in Festa, che è una manifestazione di rilievo nazionale che si svolge qui a Porto San Giorgio, vengono evidenziate attraverso gli stand dei singoli comuni quelle che sono le eccellenze enogastronomiche che sono collegate alla cultura del territorio. La cosa interessante di questa iniziativa, che è alla 22esima edizione e che ospita anche altre tradizioni culturali e quindi enogastronomiche di altre realtà provinciali e regionali del territorio e anche che provengono dall'estero, come sono, andrò a visitarle fra le prime, gli stand che provengono dal territorio ungherese. I piatti e anche le specialità di questo territorio sono variegate, vanno da quelle che sono le specialità dei posti di mare, il brodetto. Sappiamo che il brodetto è una specialità di tutta la costa marchigiana e anche qui a Porto San Giorgio sono delle modalità particolari per il brodetto, ha tutta una tradizione, tutta una storia legata, ovviamente fortemente legata al territorio, ma penso ad esempio a Campofilone, che ha una tipologia di pasta nota davvero in tutto il mondo, che è sempre un discreto piacere assaggiare e sicuramente qui avrò la possibilità di fare un leggero ripasso su questo, ma anche tutte quelle che sono le specialità anche della zona più interna, della zona della collina e della montagna, fino ad arrivare fino ai Sibillini. E qui è tutta una scoperta. Visitate le Marche, visitate la provincia di Fermo, perché è davvero una scoperta continua. Viva le Proloquo in Festa! Le Marche sono una terra meravigliosa. Io ho fatto 18.000 chilometri nelle Marche per conoscere questo splendido territorio e ogni giorno ho visto delle cose fantastiche e ho provato veramente una grande gioia. Che cosa significa Proloquo in Festa? Proloquo in Festa significa mettere in evidenza tutte le grandi eccellenze dell'enogastronomia, delle tradizioni della nostra regione per fare promozione turistica, e questo è quello che fa l'Agenzia del Turismo. Noi andiamo insieme sui mercati internazionali, lo facciamo nelle fiere internazionali, lo facciamo nelle grandi città italiane,
per fare la promozione del territorio attraverso i grandi brand marchigiani, le grandi tradizioni e i grandi, anche i grandi vini. Tutto questo insieme significa far fare un cambio di passo nella promozione turistica della regione per far giocare le Marche in Champions League. Allora, anzitutto, 22esima edizione, siamo veramente orgogliosi, anzi approfittiamo per ringraziare chi ha avuto l'idea, la lungimiranza di capire 22 anni fa, e parlo del signor Coleffi con tutto il suo staff, che hanno avuto appunto questa brillantissima idea che oggi vediamo crescere, vediamo concretizzare, e sicuramente questa rappresenta una iniziativa che valorizza un territorio che, attenzione, non è solo quello di Porto San Giorgio, non è solo quello della provincia di Fermo, ma di tutte le Marche. È una manifestazione cresciuta tantissimo, dove l'aspetto delle tradizioni e della gastronomia rappresentano l'eccellenza, e quindi è un'occasione per promozionare, promuovere il nostro territorio e farlo conoscere, vista anche la presenza di tanti operatori di Prologo che arrivano da fuori di regione. Quest'anno mi risulta che ci sia il record degli espositori, soprattutto provenienti da fuori regioni, credo ne siano 8 o 9 oltre alla regione Marche, e quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi. La regione è stata, fin dall'insediamento di questa amministrazione, è stata vicinissima alle Prologo, anzi ringrazio sia il presidente Acquaroli che gli stessi presidenti Marco Silla, Quinto Sacripanti, che hanno saputo coniugare, collegare, connettere l'attività dei volontari, che approfitto per ringraziare perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, con l'amministrazione regionale. Noi tra l'altro quest'anno, il 2024, abbiamo sostenuto l'Umpli Marche per far sì che la Regione Marche fosse rappresentata nelle tessere che vengono distribuite a tutti i tesserati delle Prologo in tutta Italia, quindi le Marche presenti nella nostra Italia. Ok. Bene. Bravo. Grande. Vamos, facciamo il giro. Giovanni. Sto ancora a fare riprese, fra poco finisce. Vabbè, ma non ha fatto interviste lui? È per noi motivo di orgoglio essere qua, anche perché abbiamo una forte anche noi tradizione di Prologo, di Sagre, e quindi è molto bello riuscire a incontrare altre regioni, altre province, altre tradizioni e fare questi scambi, come è già successo con la Prologo di Campofilone, che è stata nostra ospite in Piemonte, come succede spesso con altre regioni, per cui per noi è fondamentale, e anzi l'impegno nostro è quello per l'anno prossimo che ci prendiamo, ci siamo già presi con il presidente Marco Silla, è quello di essere qua con la nostra, speriamo, numerosa rappresentanza a portare i nostri piatti e fare questi scambi che sono sempre meravigliosi.